Ciao, buonasera a tutti. E siccome apro sempre io, ciao follow, apro sempre io. Sei bravo, cioè. Ma tanto dico sempre le solite cavolate, bentornate nel canale, siamo di nuovo su Interno 13, la solita, come lo dico tutte le volte, ricordati Iscrivetevi al che canale. bravo, questo lo dici tu, l'hai già detto, siamo tornati alla solita rubrichetta del follow e quindi il logo time. E Esatto. oggi andiamo così, ti introduco subito e poi come al solito ti passo parola immediatamente. Parliamo del logo della Premier League, poiché Corretto. subito dopo parleremo della Premier League con la sportineria che abbiamo spostato dal giovedì al martedì in quanto il campionato è fermo, ma c'era da parlare della Premier. È E quindi l'unico parliamo campionato. del... Esatto, e quindi parliamo del logo della Premier. Parliamo del logo Prego. del campionato più famoso al mondo, più importante, anzi, forse, Importante. che è famoso. No, aspetta, mi sono No, che girato. si gira. Mi sono girato. Aspetta che mi Scusate. adeguo. Adesso aspetta. No, non fare Spider-Man. Faccio io Spider-Man. Oh, guarda, siamo già in condivisione di roba e vediamo già qualcosa. La regia è sempre su pezzo. Niente da dire, niente da dire. Pezzissimissimo. Allora, prima di parlare, una piccola introduzione prima di parlare un attimino del logo vero e proprio. Yes. Allora, la Premier League nasce appunto all'inizio degli anni 90. Prima non si chiamava così, non era un campionato così importante come lo è poi diventato negli anni, ed è Ok. stato probabilmente uno dei primi a dotarsi, tra virgolette, di sponsor. Ok? La cosa chiaramente che è stata l'evoluzione principale dal campionato di First Division che c'era prima in Inghilterra alla Premier League è stato poi gran colpa di tutto l'ecosistema hooligan, ultras, problemi con le tifoserie inglesi che c'erano in giro per l'Europa, facevano casini, la UEFA squalificò le squadre inglesi per tot anni, quindi praticamente la FA, la Football Association, Yes. decise di creare un campionato con tutte le squadre chiaramente principali, bla bla bla, dove però ci fossero delle regole abbastanza ferree. Non è questo chiaramente il luogo in cui Ok, sì, parlare. l'ambito per addentrarsi. Ma Era io ho una giusto. prima curiosità, quindi nasce, detto, nel 90, cioè come vediamo Sì, a qui, fine degli anni 90, fine fine degli anni anni 90. 90, quindi nasce Ma aveva effettivamente un altro nome prima, cioè quel First campionato? Division si chiamava, Ah, First Division, pardon, quindi ok. è che il campionato è come fosse da noi la Serie A, quindi c'è Serie la A, prima sì. divisione. Certo, ok. Come dicevamo, appunto, è uno dei primi campionati, probabilmente il primo, non ricordo altri, che inizia praticamente la sua storia grazie e soprattutto alle sponsorizzazioni. Perché? Perché come possiamo vedere nel logo c'è il nome Carling e Carling è un'azienda che produce birre, se non ricordo Ok. male. Quindi anzitutto vediamo che non si chiama Premier League ma si chiama Premiership e questo già. Sì. Abbiamo il leone, simbolo d'Inghilterra, perché vabbè, il leone rampante, la nazionale inglese è chiamata la nazionale dei tre leoni, quindi c'è anche nello stemma della nazionale inglese la figura del leone, figura che, vabbè, non sto qua a raccontare, cioè sinonimo di forza, di legalità, di potenza, di tutto e di Ok, più, no? anche la corona è per questo. La corona è anche perché il trofeo della Premier League ha quella corona in testa. Quindi sono Ok. tutte e due cose che vanno un po' a braccetto. Poi il leone, anche qua, è il re della foresta, il re della. No? Sono tutti vari collegamenti che hanno fatto abbastanza bene, anche direi per essere l'inizio degli anni 90. Comunque è un logo
che sulle maglie da calcio, perché poi andava sulla toppa, no? Sì. Come toppa sulle maglie da calcio. Devo dire che ho visto alcune magliette di quegli anni lì e devo dire che comunque ci stava veramente bene. Altri piccoli dettagli su questo, vabbè, abbiamo il pallone che rappresenta il campionato, ovviamente lo sport in sé, le iniziali di FA, che come ho detto prima sta per Football Association. All'inglese bisogna pronunziarla. Association. Sì. E poi vabbè, sotto la scritta Carling Premiership abbiamo queste linee rosse che probabilmente sono verdi, sono verdi. Ah, ok, scusate. E sì, queste linee verdi che vanno a rappresentare un po' il campo da calcio, quindi ci sono un po' di assolutamente un po' di... E... ma domanda, Carling invece quella scritta lì è la scritta ufficiale di chiaramente dell'azienda, immagino. Sì, integrato assolutamente. Nel ok, sì assolutamente, quindi okay. Chiaramente fa da sponsor, ma il tuo logo rimane quello, sono gli altri che si adattano al massimo al tuo. Certo. E quindi, poi sì, questo è il gesto alla regia per andare avanti. Switch, ok. E questo dura 3 anni, quindi un... Esatto. Okay. Sì, dopodiché, vita breve. Dopodiché... rimane Carling. Sì, rimane Carling. Rispetto a quello di prima, non è che ci siano questi sconvolgimenti, cioè... Non è che sia... Come simboli direi di no. Posizioni come neanche, come grafica invece... Un pochettino ci sono, però sì. Diciamo che non sono eclatanti. Cioè gli elementi che ci sono in quello precedente ci sono anche adesso, no? Quindi il pallone che in questo caso si duplica praticamente, perché abbiamo il pallone che contiene... il leone con il pallone. Un circolo vizioso di un, no? La palla è rotonda, sì. La palla è rotonda. quindi il leone non è più soltanto la testa, ma diventa tutto il corpo, che in realtà sembra anche più un grifone che un vero e proprio leone. Però vabbè, questi sono dettagli irriverenti. Ma anche la scritta Carling è cambiata, quindi magari coincide con un cambio logo anche dell'azienda Carling. È molto probabile che, visto il cambio di logo della Carling, sia cambiato anche poi quello della Premiership. Difatti vedi che anche le fasce di colore che ci sono, che vanno dal pallone fino praticamente in fondo al rettangolo dove è contenuto Carling scritta, e Fay Premiership, sì, sono degli stessi colori. Quindi sono dei richiami. Sì, esatto, più alla scritta Carling che non una visione di insieme Premier League. Esatto, che chiaramente mi sembra un po' più dedicato allo sponsor questo qui, ancora più di quello prima. Chiaramente, sì. Diciamo che più paghi certo, più va meglio. Più va meglio, poi chiaramente inizi a investire più soldi, ma inizi anche a dire, uè ciccio, cioè, nel senso, io pago, io decido come deve essere fatto il tutto. Okay. 5 anni con questo logo. Esatto, 5 anni. Quindi erano 3 di prima, quindi sono già 8 con Carling. Sarà sì. Carling anche quello successivo? Vediamolo. Regia. È andata in bagno la regia, sappiamo che la regia è andata in bagno. Oddio, qua invece non c'è il... Che fine ha fatto lo sponsor? Allora, attenzione, in questo caso, da mie ricerche, però... Sì, ricerche, sì. Se poi c'è Piero Angela che salta fuori e mi dice che sono sbagliate. Ok. In questi anni qua, in teoria, da quello che avevo visto, comunque c'era la... Barclays Card, se non ricordo male. Quindi c'era lo sponsor. Quindi sì, lo sponsor c'era, ma aveva diversi badge, ecco, mettiamolo così. Questo era quello delle squadre di Premier League. Non ho voluto mettere gli altri perché però lo sponsor era già diventato Barclays, okay. Che era, cioè, che è una banca inglese, mm-hmm, abbastanza importante, sì. E di fatto, questo lo dico dopo.
Quindi questo... hanno preso quello che c'era dentro il pallone prima. Esatto, hanno preso il pallone, al posto del pallone ci hanno messo un triangolo, praticamente. Un triangolo e un rettangolo anche in realtà. Sì. Che gli vuoi dire? Nel senso, il verde va richiamato, ti va a richiamare il campo da calcio. Benissimo, sì. Perfetto. Cambia, perché non abbiamo più Premiership, ma diventa Premier League. Ah, è vero. Quindi c'è già c'è il cambio... della dicitura proprio del campionato. Esatto. La figura del leone e col pallone, in questo caso, rispetto a quello prima, diventa decisamente più importante. Sì, sì. Viene ingrandita, sfondo bianco, ben visibile, quindi... Sì, ma anche perché non essendoci la scritta inerente allo sponsor in questo caso, ovviamente lo spazio viene preso sì, però interamente come vedremo... da quello che poi è il loro logo, perché c'era sì. Anche prima. Quindi... Sì, sì, però come vedremo poi, comunque anche il logo della Barclays viene integrato. Viene integrato poi negli anni dopo, devo dire, molto bene, anche perché probabilmente... cioè la Premier League è diventata famosa come Barclays Premier League. Certo. Poi adesso la si conosce soltanto. A gusto personale, questo è il più semplice tra tutti, tra i tre visti per ora. E... Sì, poi fa molto anni 90, fa molto anni 90, nonostante sia stato poi introdotto negli anni 2000. Sì. Però è il più efficace, secondo me. Per il sì, direi che per il momento, e anche focalizzandoci. Nel periodo in cui viene utilizzato, devo dire che va benissimo sì. Così meglio di quelli precedenti che erano fin troppo ricchi di roba scritta, sì, più che altro fin troppo, ecco, esatto. Come vediamo in quello vecchio, fin troppo incentrati sullo sponsor, sì, sì, sì. E non su cosa dovevano rappresentare, esatto. Via. Oh. Oh, molto simile anche qua, ma più curato. Esatto. Decisamente più curato. Qui si vede un po' il tocco di Barclays, che comunque è una banca, quindi deve essere sempre un pochettino elegante, pulito. Innanzitutto diciamo che l'azzurro che viene usato è di Barclays, quindi è un azzurro Barclays, e quindi è loro. La figura del leone rimane lì nella stessa posizione, sì. Diventa più scuro, il blu diventa più scuro rispetto a quello precedente, caso. Perché si va a... Torna a Premiership, tra l'altro. Sì, torna a Premiership, così. Vabbè, però sparisce FA, quindi sparisce... sparisce l'acronimo di Federal Association, Federazione, sì. E torna Premiership. Vabbè, e scusami, quel falco, no, cos'è, un'aquila? È il simbolo della Barclays, quello. Il simbolo della Barclays, pardon. Sì, sì, sì. E in questo caso è incastonato in un pallone. Ah, sì. In questo caso è incastonato in un pallone dove il blu, sia quello scuro che quello... più chiaro, sono tutti e due proprietari della banca, quindi sì, è il logo della Premier League, della Premiership, ma i colori sono quelli della banca. I colori sono quelli della banca, poi vabbè, nel senso diventano famosi anche come colori della Premier. Ma a gusto, come dicevo prima, molto semplice, funzionale, sì, un po' più ricco rispetto a quello di prima, più particolari, la scritta. Sì, diciamo che il fatto che siano passati degli anni rispetto a quello precedente ha fatto sì che comunque anche le forme fossero un attimino più armoniose, docili, chiamiamolo docili. Perché comunque abbiamo questo triangolo che in realtà diventa più una specie di freccia quasi, cioè diventa strana verso la fine. Ma sai cosa? Mi richiama una coppa. Sì. Proprio il... no? Sì, rispetto a quello precedente... Quello di prima che... no, cioè questo proprio è un triangolo. Sì. Questo mi richiama regia, di più... Mi sta facendo venire un attacco epilettico se continua così, però. Mi richiama proprio tipo la coppa e il cartellino sopra della coppa. Sì, potrebbe essere tranquillamente. Non viene messo lì, però è proprio un'associazione mia di...
così, mm-hmm. di immagini, di idee. Potrebbe tranquillamente essere una voluta spiegazione, sì, potrebbe tranquillamente essere. Io resto dell'idea che secondo me è semplicemente una riammodernamento di quello precedente. Sì, 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 poi sì. Incastonandoci poi in una maniera un pochettino più elegante lo sponsor. Quindi, comunque niente da dire. Bello, questo dura 3 anni, il leone invece così com'è lo vediamo già da più di 10 anni in realtà. Sì, in realtà sì, il leone lui è rimasto praticamente dal secondo. Sì. Anche se in realtà pure dal primo, scusa. Perché la testa è uguale, quindi... è vero, è sempre lui. Regia. Leo. Attenzione, qua invece cambia completamente la posizione del leone con questa, che bello, così imponente... Sì. Molto più bello questo qua. Questo è decisamente, penso a mani basse, quello che tutti conoscono, tutti vabbè, i fan di calcio comunque bazzicano in quel mondo lì, è più o meno quello che tutti riconoscono come il logo della Premier. Rispetto a quello precedente, allora cambia il blu come traccia esterna e diventa passa da quello azzurro chiaro a quello blu scuro praticamente. Sì. Questo meglio, blu, esatto, più marcato. Più marcato, più dà più sostanza al disegno che c'è poi dentro. Sì. Il leone che esce fuori dal badge, anche questa non è una cosa... Sì, è vero. Molto normale, di solito è strano vedere... comunque marchi così importanti con figure che tendono al 3D. Il caffè, mi manca la caffeina, mi manca. Tendono, sì, però è vero, è bello invece questo effetto qua. Però obiettivamente se ci fosse stato un non lo so, una specie di arco per racchiudere tutto, un qualche altro elemento, sarebbe stato brutto. Quindi in questo caso molto probabilmente, cioè in questo caso io approvo questo tipo di disegno perché era l'unico modo per renderlo così d'effetto, così d'impatto. Anche se questo secondo pallone, oltre a quello della Barclays, mi dà proprio sui nervi. Vedere due elementi uguali mi dà veramente fastidio. È vero che sono diversi perché comunque il pallone porta i colori della bandiera inglese. Vabbè, ma diciamo dai, sommato quello dello sponsor si poteva anche evitare probabilmente. Sì, però se non ricordo male quello della Barclays è dentro un cerchio, potrei sbagliarmi, però vabbè, lì sono gusti personali, quindi... Vabbè, comunque, dire. Questo è... Bello. Sì, tra l'altro hanno raddrizzato un po', accorciato anche lì questa forma di coppa, piuttosto che gagliardetto. Anche, sì, hanno tolto lo spazio che c'era praticamente tra la targhetta Barclays e quell'altro spazio vuoto che c'era lì sotto. Sì, inutile. Hanno, secondo me, anche un pochettino rimpicciolito il leone, ma spostandolo di prospettiva, cioè quindi non vedendolo più di lato profilo. Praticamente di profilo, lo vedi di fronte e ti sembra più grande e tra l'altro con questo disegno sembra di più un leone, mentre in precedenza come ti avevo già detto è più realistico, questo assomigliava più a un grifone, dava quell'effetto di essere un pochettino più irreale, mitologico sì. Piuttosto che andare a richiamare un leone vero e proprio. E poi niente, e poi dal 2007 prende il nome effettivamente di Premier League, Barclays Premier League, e poi niente, non cambia nient'altro perché i colori sono quelli, quindi lo sponsor paga e i colori sono quelli. Che vuoi fare? Giustamente. Ma ce ne sono altri o questo è quello? C'è l'ultimo che è stato introdotto nel 2016, basta sponsor, perché ormai la Premier League non ha più bisogno di sponsor, ma
cioè, talmente importante, è talmente importante che avere lo sponsor nel nome ormai così fanno. Cos'è che c'è? Ma chi se ne frega? Oh. Cosa però che... questo volto di leone era più bello quello di prima. Sì, forse era un più iconico quello di prima. Cioè, rappresentava di più un campionato, mentre questo sembra quasi più un... un'applicazione. Sì, ecco, bravo. Un'applicazione mi viene... sì, direi che va bene. Come... Sì, è molto semplice, un leone la faccia di un leone stilizzato con sopra la corona, però questo è la chiara evoluzione di tutti quelli precedenti, quindi c'è la figura del leone, c'è dal primo. Sì, c'è sempre stata, solo che quindi... la testa c'era nel primo, poi c'è stato il corpo per un sacco di anni, adesso ultimamente hanno di nuovo favorito soltanto... il volto del leone. Sì, ma ripeto, in questo caso in questi anni siamo andati tutte le grandi aziende che hanno fatto dei rebranding, tra l'altro giovedì farò il video speciale sul 2020 dove appunto parlerò di alcuni dei rebranding che hanno fatto quest'anno. Ah, figo. E la cosa che ho notato è che vanno tutti al minimalismo e alla piattezza dei loghi. Quindi okay. Si passa da un logo con magari delle ombre, un effetto cromato, c'è il punto di luce. No, diventa tutto o bianco e nero, oppure solo bianco o solo nero, oppure diventa blu scuro, come in questo caso. Quindi si va alla semplificazione. Proprio come delle applicazioni. Per la comunicazione sul web. Quindi... Sì. C'è sempre questo meccanismo, ma anche soltanto all'eliminazione di un nome al di sotto del marchio. Per esempio Audi. Audi, è raro vedere una pubblicità Audi con i quattro cerchi e il nome sotto, perché tanto sai che quei quattro cerchi sono Audi. Quindi sono Audi, sì. A te non te ne frega niente di vedere. È come Apple, uguale, o come Microsoft. Sì, è un processo di cui abbiamo parlato già. Esatto, è un processo di cui avevamo già parlato. Quello attuale, il trend attuale, quindi quello del piatto minimal. Sì, e quello della Premier League è sì, un esempio lo palese. Rispecchia assolutamente. Sì. Un esempio palese di quello che è successo poi negli anni, nell'evoluzione dei loghi. Io devo dire che, sì, rispetto a quello precedente, probabilmente è meno iconico. Beh, ma perde anche, ti posso dire, cioè di bellezza proprio del disegno di per sì, sé, no? Sì. Cioè, capisco il minimalismo, capisco la funzionalità, no? Sì, sì. L'utilizzo effettivo che tu poi ne debba fare, però questo va un po' no, contro il disegno puro, perché magari ne risente un po', ti chiude un po', no? Sì, però sai... il fatto che comunque quello precedente fosse pagato, mettiamolo tra virgolette, quindi cioè il fatto che tu comunque elimini tutti gli elementi precedenti che comunque sono ricollegati a uno sponsor, perché sono comunque ricollegati a uno sponsor ed è uno stacco netto, cioè sì. Netto col passato, ma sì, quello magari sa, no, ma quello e io devo dire che sulle maglie da calcio comunque tutto sommato ci sta bene, perché comunque tu immagina che questo leone viene racchiuso in un cerchio bianco, quindi semplicissimo. Cerchio bianco con la scritta Premier League che praticamente va a seguire l'onda del cerchio e il leone in mezzo, quindi anche sulle maglie da calcio forse ci sta anche meglio per gli anni che stiamo vivendo. Per carità, sto soltanto dicendo che magari appunto perdendo un po' l'effetto 3D da una parte, le sfumature dall'altra, eccetera, eccetera, proprio il disegno come arte intendo, magari in questo periodo ne sta perdendo un po' nella funzionalità del logo. Cioè tutto ciò lo capisco, però beh, così. Sì, sì. C'è solo questa riflessione qua, visto il trend che c'è ultimamente, però beh, è giusto che... Se adesso, tra virgolette, bisogna farli così,
sarà anche divertente trovare il giusto compromesso, no? Tra il bel disegno e la funzionalità di cui tu hai bisogno. Assolutamente, sì, direi che comunque cioè, è una questione che tutti... sia un brutto disegno, assolutamente. No, un po' semplice, ecco, mettiamola così, forse un po' troppo semplice. Dove però era difficile anche inserire altri elementi, quindi piuttosto che fare una roba pacchiana... Scusa, la chat c'è Premier 24, ci c'è Grandi, beh, ciao Premier 24. Ciao Premier. Logo Marvel? Logo Marvel c'è stato... L'abbiamo già... Anni or sono. Anni. Ne abbiamo già parlato del logo Marvel, non mi ricordo quando, ma forse guardando i VOD magari si ripesca. Mi sa tre settimane fa, forse un mesetto addirittura. Può darsi. Però sicuramente lo ricaricherò sul mio canale di YouTube prossimamente, quindi lo troverai lì nel caso. Bravissimo. Se vuoi. Mettiamo il solito comando in... Oh, cacchio, sai che non me lo ricordo mai. Oh, cacchio. Punto esclamativo, porca miseria. Logo, punto esclamativo, logo. Dovrebbe essere, se non sbaglio. No, ho sbagliato, non me lo dà. Non so perché. No, perché l'ha già fatto qua. Sì, grande, Dario. Va bene. Abbiamo fatto la solita marchetta. Abbiamo. Altro piccolo dettaglio. Sì. Sulle maglie, sì. Questo logo, in particolare... Sì. Cioè in particolare anche quelli precedenti, la squadra che vince la Premier League ha un badge speciale dove il leone è dorato e non è del colore normale, al posto di avere lo scudetto come c'è da noi in Serie A. Loro hanno il badge con il leone dorato. Basta. È una cosa che hanno sempre fatto, hanno sempre usato questo. Ok, figa queste cose, carino, devo dire, carino. Sì, carino. Inglesi sono pazzi. Ci sta. Ma sì, allora... nel canale piccole curiosità. Piccole curiosità.